Buonasera. Il governo ha fatto le sue scelte in materia di politica economica e finanziaria e venerdì il Consiglio dei Ministri le concretizza in due documenti, la legge finanziaria dello Stato e il bilancio dello Stato. Come ha detto Spadolini oggi negli incontri in sede parlamentare con i rappresentanti della maggioranza di governo, si tratta di una impostazione estremamente rigorosa. Essa è tale, anche se avviene pur sempre nella drammaticità, sono ancora parole del Presidente del Consiglio, della cifra di 50 mila miliardi che rappresentano il disavanzo del settore pubblico per il 1982. Incontrandosi con i capigruppo e con i presidenti delle commissioni parlamentari della maggioranza, Spadolini ha osservato che 50.000 miliardi sono una cifra enorme, ma restarci dentro, evitando quindi una ulteriore dilatazione, è stata un'impresa difficile che ha richiesto drastici tagli. Questi avverranno in varie direzioni. Primo, nella spesa corrente, cioè quella che lo Stato sostiene abitualmente per il funzionamento dei suoi stessi meccanismi. Secondo, nel campo della sanità, 4.700 miliardi. Terzo, nella previdenza, 2.500 miliardi. Quarto, nella finanza o nelle competenze regionali e comunali, 2.500 miliardi. Complessivamente sono circa 10.000 miliardi. Ciò non dovrebbe significare, viene spiegato, una rinuncia alle finalità cui quei 10.000 miliardi erano destinati, solo che la copertura dovrà essere trovata al di fuori del bilancio dello Stato. Si tratterà in sostanza di trovare aumenti contributivi per la parte previdenziale, di un parziale trasferimento del ticket sanitario alle regioni e di nuove possibilità di tributi per i comuni. Spadolini ha preso atto con soddisfazione del pieno appoggio della maggioranza politica e attende analoga solidarietà in Parlamento e da parte delle forze sociali. Naturalmente bisognerà sentire anche il giudizio dell'opposizione. Il Presidente del Consiglio ha smentito seccamente le voci e delle dimissioni di Andreatta da ministro del Tesoro. È stato inoltre un lungo colloquio tra Spadolini e il presidente del Senato, Fanfani. Sindacati e Confindustria, dopo 4 anni di incomunicabilità, hanno ripreso dei negoziati su invito del Presidente del Consiglio. Oggi hanno svolto una riunione a sessioni plenarie ed hanno deciso che da lunedì prossimo entreranno nel vivo dei problemi sul tappeto. Vi entreranno però non in seduta plenaria, ma con riunioni molto ristrette. Discuteranno il costo del lavoro, la struttura del salario, come aumentare la produttività, come combattere l'assenteismo e anche le liquidazioni di fine lavoro, cioè tutti i problemi che hanno concordato nel luglio scorso di discutere con il Presidente del Consiglio Spadolini. Questo negoziato durerà una ventina di giorni. Dopo, a metà ottobre, approssimativamente dopo lo svolgimento del congresso della CISL, si tireranno le fila di questo negoziato con una valutazione politica compiuta in una riunione a sessioni plenarie. Perché è stata presa questa decisione? Soprattutto perché entrambe le parti vogliono conoscere in tutti i termini la manovra di politica economica che il governo sta effettuando. Domani il Presidente del Consiglio ne parlerà con la Federazione Unitaria. Ebbene, CGIL e CISL e UIL non vanno a questo incontro con valutazioni molto conformi. C'è stata una dichiarazione ieri del segretario della CISL Pier Carniti, molto severa sulla politica economica che finora il governo ha adottato e molto scettica sulle previsioni per il futuro. Questa dichiarazione è stata interpretata da molti come una propensione alla rottura del dialogo con il governo e anche alla crisi del governo stesso. Ebbene, Luciano Lama ha corretto oggi il tiro dicendo che egli non si augura nessuna crisi di governo perché al momento non c'è nessuna soluzione politica di ricambio. Da lunedì quindi le parti sociali riprenderanno un negoziato in seduta molto ristretta. C'è la necessità di comprendere le rispettive valutazioni e le rispettive ragioni su ogni punto oggetto della trattativa, perché fino ad ora non si è andati al di là della semplice riproposizione delle rispettive posizioni di principio. Importante annuncio a Washington. Mentre a New York sono in corso i colloqui tra il ministro degli esteri sovietico Gromyko e il segretario di Stato americano Haig.
Gli Stati Uniti, ha detto un alto funzionario del Pentagono, intendono rilanciare i negoziati per la limitazione delle armi strategiche SALT durante i prossimi 6 mesi. È stato anche precisato che il governo americano sarà in grado di avanzare proposte all'Unione Sovietica sul tema degli armamenti strategici. C'è da notare tuttavia che l'ostacolo maggiore sarà quello di ottenere dai sovietici l'assenso ai controlli sul posto. Sul colloquio a New York tra Haig e Gromyko ascoltiamo ora il nostro inviato Claudio Balit. L'atteso incontro tra il segretario di Stato americano Alexander Haig e il ministro degli esteri sovietico Andrei Gromyko è incominciato con 5 minuti di ritardo a causa del caotico traffico al centro di Manhattan, dove sono in costruzione contemporaneamente 73 grattacieli. Alla stretta di mano diplomatica, Haig ha complimentato Gromyko per la sua lunga e brillante carriera, ha detto. In questo primo contatto ad alto livello tra i due governi non era prevista un'agenda di argomenti da trattare, ma un ampio esame di tutti i problemi che dividono le due superpotenze e che sono stati oggetto in questi giorni di aspri scambi di accuse. Il portavoce del Dipartimento di Stato Fisher ha brevemente anticipato per i giornalisti alcuni degli argomenti di questo lungo colloquio, in cui da parte americana si dovrebbe proporre la data del 19 novembre a Ginevra per l'apertura dei colloqui sulla limitazione delle armi nucleari di teatro. Naturalmente le due parti non mancheranno di sollevare le questioni spinose come l'invasione dell'Afghanistan e della Cambogia, come pure l'aiuto americano a Salvador. Ma il fatto che stiano per la prima volta seduti a trattare è considerato positivo. Occorre notare, infine, che quello di oggi è il primo dei due colloqui tra Haig e Gromyko. Dopo questo incontro, considerato più esplorativo, lunedì prossimo ce ne sarà un altro, dedicato, si prevede, ad approfondire i temi trattati. Il ministro degli esteri Colombo ha parlato all'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Due i punti salienti del suo discorso: la Polonia, per la quale il nostro ministro degli esteri ha auspicato scelte proprie nell'ambito della sua cultura e sovranità, e le forze nucleari cosiddette di teatro, che presentano, secondo Colombo, al centro dell'Europa uno squilibrio particolarmente rilevante che va corretto attraverso un negoziato al quale l'Italia può dare il suo costruttivo contributo. Si preannunciano in Polonia cambiamenti ministeriali. Lo ha detto il portavoce del governo durante una conferenza stampa a Varsavia. Domani il primo ministro Jaruzelski aprirà i lavori del Parlamento con una relazione sui principali problemi economici. Ampio risalto ha dato la stampa polacca ai colloqui tra la delegazione sovietica e quella polacca, ambedue guidate dai rispettivi vice primi ministri per la programmazione, che hanno affrontato i problemi inerenti agli scambi economici, quelli della cooperazione, della specializzazione e della produzione. Già ieri il primo ministro Jaruzelski aveva informato la delegazione sovietica del progetto della riforma economica e del programma di stabilizzazione dell'economia polacca. Contrariamente al solito, la stampa presenta cifre e dati che in passato erano quasi segreti per dimostrare la convenienza degli scambi con l'URSS e impedire così l'estendersi di sentimenti antisovietici nella popolazione. Intanto continua la pressione sovietica contro Solidarnosc. Oggi un giornale economico ha accusato il sindacato di voler strappare le leve di comando dell'economia polacca dalle mani dello Stato socialista. Da Varsavia, il servizio di Demetrio Volcic. Dopo il capo della pianificazione sovietica Baibakov, è venuto a Varsavia anche l'autorevole generale del patto di Varsavia, generale russo Gripkov, per discutere con il generale Jaruzelski la preparazione combattiva dei reparti del patto di Varsavia che si trovano stazionati sul territorio polacco. La lettera dei dirigenti del Cremlino ai polacchi è un documento ideologico, politico, programmatico, ma ora si tratta di dar corso alle richieste contenute. Ecco la ragione di queste visite. Della situazione oggi in Polonia parliamo con il direttore del giornale più qualificato polacco, con Zdzisław Morawski. Il vice primo ministro Rakowski sembra seppellire il dialogo con Solidarnosc. Lo stesso giorno il membro del Politbiro, Olszowski, invece sembra riaprirlo. Chi ha ragione? Qual è la vera situazione? Che margine esiste per il dialogo ancora oggi in Polonia, alla vigilia del Parlamento, alla vigilia del congresso di Solidarnosc? Io penso che non esiste nessuna alternativa reale per il dialogo. Unica alternativa teorica che esiste è una tragedia nazionale. E poi lei ha detto che c'è una contraddizione fra Rakowski e Olszowski.
Io direi così, Rakowski è un giornalista che fa la politica da poco tempo. È stanco, è molto nervoso. La sua intervista, che abbiamo pubblicato anche noi, riflette questa nervosità. Personalmente penso che questa nervosità non serve al dialogo, anche se sono sicurissimo che Rakowski ha fatto molto in realtà per questo dialogo. Invece Olszowski, che fa la politica da molto tempo e che prima di tutto è soltanto politico, ha dimostrato molto più di calma e ha sottolineato con chiarezza che dialogo è necessario e anche di più, che dobbiamo allargare in certo senso la base di questo dialogo. Ecco, che cosa significa la sua proposta per un fronte nazionale? C'è qualcosa di nuovo o è soltanto un'operazione cosmetica del potere, visto che mancano le alternative? Non è un'operazione cosmetica, anche se queste proposte in tal modo o l'altro sono state già presentate. Ma se in situazione così difficile che abbiamo oggi noi, membro dell'ufficio politico e segretario del comitato centrale, presenta questa proposizione come sua, questo ha una significazione abbastanza chiara e importante. Si allarga lo spazio per le altre forze sociali che operano in Polonia? Penso che se si pone questa proposta è soltanto per questo, perché altra alternativa non è possibile. Non si può limitare queste forze, al contrario, si deve allargarle se si vuole dialogare. Il partito rinuncia a parte del suo potere in questo modo? No, non direi così. Il partito deve accettare, se vuole continuare il dialogo, la forza reale delle forze sociali che esistono in Polonia. Questa è l'opinione del direttore di Zice Warszawy, Zdzisław Morawski. Ancora una notizia dalla Polonia. Il COR, il Comitato di Difesa degli Operai Polacchi, contro il quale nei giorni scorsi si erano maggiormente puntate le critiche sovietiche, ha deciso di sciogliersi se il congresso di Solidarność lo considererà utile. Creato nel 1976 per difendere i diritti degli operai condannati in seguito alle manifestazioni di Radom e Ursus, il movimento è stato molto attivo al tempo degli scioperi dell'estate dell'80, dai quali nacque poi Solidarność. Dalla capitale cecoslovacca Praga è giunto oggi un durissimo attacco al Papa. Il periodico del partito Tribuna ha accusato Karol Wojtyła di aver calpestato e infangato il ricordo di 6 milioni di polacchi che hanno dato la vita nella lotta contro il nazismo. Questo perché, secondo il periodico, il Papa avrebbe equiparato la lotta di Solidarność ai sacrifici della Polonia durante la Seconda Guerra Mondiale. In realtà Karol Wojtyła domenica scorsa aveva detto che la Polonia aveva già versato troppo sangue nella storia. È la prima volta dall'epoca di Stalin e di Pio XII che un giornale dell'Est usa un simile linguaggio nei confronti di un Papa. Questa mattina, durante l'udienza a Castel Gandolfo, il Papa non ha accennato ai casi polacchi, se non con l'affermazione generica di pregare per la sua patria. Dagli ambienti della Chiesa polacca a Roma giunge l'invito a non drammatizzare i casi polacchi. L'uomo che è riuscito a sconfiggere il dolore è il professor Guido Moricca, primario del Regina Elena, all'ospedale romano specializzato nella cura dei tumori, è stato arrestato questa mattina all'alba dalla squadra mobile. È accusato di concussione continuata. Con lui sono finiti in carcere il suo assistente ed una caposala dello stesso ospedale. Gli ordini di cattura sono stati firmati dal sostituto procuratore Giancarlo Armati, un magistrato che da qualche tempo sta indagando sulle disfunzioni degli ospedali romani e sul traffico sconcio dei posti letto. Al magistrato i funzionari della mobile hanno consegnato un ricco dossier. A far partire le indagini sarebbe stata una denuncia anonima. Il familiare di un malato di tumore aveva raccontato che per ottenere ricovero nello speciale reparto di terapia del dolore, un reparto dove esistono prenotazioni per mesi, visto che arriva gente da ogni parte, non solo d'Italia, per ottenere il ricovero, dicevamo, era stato costretto a passare prima da una clinica privata. Così, dopo aver sborsato dalle 500.000 lire al milione, si riusciva a scavalcare i malati in lista di attesa e ad ottenere il ricovero al Regina Elena. 60 anni, calabrese, il professor Guido Moricca è uno scienziato che il mondo ci invidia. Era stato lui, infatti, a mettere a punto una terapia che consentiva di sconfiggere il dolore. Si lavora sull'ipofisi, la ghiandola che è un po' la centralina del sistema neurovegetativo, iniettando una goccia di alcol.
15 anni fa il professor Moricca aveva fondato alla Regina Elena il reparto di terapia del dolore. Oggi invece è finito in carcere, dove nel pomeriggio è stato interrogato dal sostituto procuratore Armati, al quale ha respinto tutte le accuse, affermando di non aver mai preteso una lira dai malati che si rivolgevano a lui. Avrebbe inoltre precisato che in qualche caso molto grave, al fine di evitare ai pazienti in preda a dolori tremendi di sottoporsi ad un lungo viaggio per tornare nelle città dove vivevano, li avrebbe fatti ricoverare in cliniche private in attesa della liberazione di un posto letto alla Regina Elena, oppure per sottoporli subito alla terapia antidolorifica. Al termine dell'interrogatorio, il difensore del primario ha chiesto la scarcerazione per insussistenza di indizi o comunque la concessione della libertà provvisoria. In un articolo che aprirà domani sull'Avanti, il ministro della difesa Lagorio replica alle critiche di Berlinguer sulla questione degli euromissili e sulla scelta di Comiso come base militare. Lagorio sottolinea, tra l'altro, che la scelta della Sicilia non è stata affatto imposta dagli Stati Uniti, né il suo scopo è quello di minacciare l'Africa e il Medio Oriente. In ogni caso, afferma Lagorio, nessun impiego della base potrà avvenire senza il consenso italiano. Il ministro della difesa sostiene inoltre che Berlinguer, mentre annuncia una dura opposizione alle scelte del governo italiano, nulla dice sul fatto che da 3 anni contro le città italiane sono puntati i missili SS-20 dell'Unione Sovietica. È stato approvato dalla Commissione Affari Costituzionali della Camera il provvedimento per lo scioglimento della P2. Il disegno di legge passerà più presto al voto della Camera in seduta plenaria. Era stato già approvato dal Senato. Nonostante l'unanimità con cui è venuta l'approvazione, non sono mancate perplessità, soprattutto per la parte che definisce le associazioni segrete. Mercato dei cambi sostanzialmente stabile, dal momento che sembra allontanarsi la rivalutazione del marco tedesco data per imminente nei giorni scorsi. In Italia il dollaro ha segnato un leggero rialzo, ha chiuso a 1.155 lire contro le 1.153 di ieri. In leggero recupero la borsa, più 0,65 l'indice della borsa di Milano, ma il clima continua ad essere molto nervoso e gli scambi scarsi. Il Presidente della Repubblica Sandro Pertini ha visitato questa mattina in forma privata la mostra organizzata dalla Facoltà di Scienze e Matematiche dell'Università di Roma e intitolata 5 miliardi di anni, ipotesi per un museo della scienza. A Pertini, salutato con cordiali applausi dal pubblico presente, il professor Giorgio Tecce, preside della Facoltà di Scienze e Matematiche, ha rivolto un vivo ringraziamento, mentre il sindaco Petroselli ha rilevato che la visita del capo dello Stato alla mostra può rappresentare un incoraggiamento per creare a Roma un museo permanente della scienza e della tecnica. È stato firmato l'accordo per il contratto dei piloti, si aprono dunque prospettive di maggiore tranquillità ed efficienza per la nostra compagnia di bandiera. Oltre ai miglioramenti normativi, il nuovo contratto prevede, nei 3 anni di durata, aumenti che, a secondo dell'anzianità e della qualifica, vanno da 4 a 9 milioni annui. La voce più rivalutata è l'indennità di volo. Resta però aperta l'avvertenza dei controllori di volo, che hanno confermato nuovi scioperi nelle prime 2 settimane di ottobre. Si sono conclusi i lavori del gruppo misto italo-tunisino per la costituzione di una società mista per la pesca. Si sono registrate intese sui principi che consentiranno la costituzione di una società mista per la pesca nel canale di Sicilia per un minimo di 40 battelli. Nel quadro dell'accordo di cooperazione tra l'Italia e la Tunisia saranno definite le disposizioni speciali che permetteranno il contratto di locazione tra la società e i proprietari dei motopesca. Si è convenuto che il gruppo si riunirà entro un mese per preparare l'incontro dell'assemblea costitutiva della società mista. 6 persone sono state arrestate e 2 fermate a Roma. Facevano parte di una banda di trafficanti di traveler's checks che agiva su scala europea. I carabinieri della compagnia San Pietro del gruppo Roma Primo hanno sequestrato valuta per oltre 1 miliardo di lire. Il Tribunale di Parigi ha concesso la libertà provvisoria al presunto terrorista italiano Giovanni Battista Marongiu, accusato dalla magistratura italiana di associazione sovversiva e organizzazione di banda armata. Le autorità italiane avevano fatto richiesta per la sua estradizione. 38 anni fa, a Palidoro, un piccolo centro vicino Roma, salvo d'acquisto, un brigadiere dei carabinieri, offrendo la propria vita, salvò quella di 22 ostaggi innocenti che i tedeschi stavano per fucilare ritenendoli responsabili di un attentato.
Stamane a Paridoro l'eroico episodio è stato commemorato dal sottosegretario alla difesa onorevole Petrucci, che dopo aver passato in rassegna un picchetto in armi con fanfara, accompagnato dal comandante generale dell'arma dei carabinieri, generale Valditara, ha deposto una corona d'alloro ai piedi della stele posta a ricordo del sacrificio. In precedenza il generale De Santis aveva deposto la corona del capo dello Stato. Al termine della messa, officiata dal cappellano militare Monsignor Cipolla, ha preso la parola l'onorevole Petrucci per ricordare la figura di Salvo d'Acquisto e l'importanza del suo gesto che si pone, ha detto, come uno spartiacque tra la civiltà e la barbarie. Si chiama Dialogo Nord-Sud. È l'ultima nata tra le riviste di politica internazionale. Anzi, dicono in redazione, è l'unica rivista in questo settore che abbia cadenza settimanale. Ha l'agilità grafica di un quotidiano e corrispondenti da tutto il mondo. Corrispondenti volontari, tengono a precisare i redattori, che preparano il giornale con l'aria di chi è impegnato in una sfida. Sanno che le prospettive di vita della rivista sono legate alla loro capacità di interessare ai temi di politica internazionale il maggior numero possibile di lettori. Michele Achilli, deputato socialista, direttore della nuova rivista. Quali ragioni sono alla base della nascita di Dialogo Nord-Sud? Noi innanzitutto ci siamo proposti un obiettivo principale, quello di riempire un vuoto informativo sui grandi problemi della politica internazionale che trovano sempre poco spazio all'interno della stampa italiana, lo trovano molto spesso in maniera distorta e mai con quella completezza di informazione che è necessario per capire le realtà di nuovi paesi, i rapporti fra questi paesi. Nord-Sud quindi ha questo obiettivo fondamentale, quello di informare, anche perché noi vediamo che molte delle questioni più importanti della politica nazionale dipendono sempre più in larga misura dai rapporti internazionali, da decisioni che altri paesi assumono e che hanno rilevanza economica o politica anche rispetto al nostro paese. Vi rivolgete a un pubblico specializzato o no? No, noi ci rivolgiamo proprio a tutti quelli che vogliono capire che cosa succede nel mondo. Noi vogliamo dare ogni settimana proprio un ventaglio di informazioni le più complete possibili. E naturalmente ci rivolgiamo in modo particolare a coloro che pensano che non tutti i fatti che interessano al mondo avvengono in Europa, cioè quelli che vogliono guardare al di là dei confini del nostro continente. Infatti non a caso la rivista si chiama Dialogo Nord-Sud, intendendo proprio con questo il rapporto tra i paesi industrializzati e i paesi in via di sviluppo, che cosa significa cooperazione con questi paesi, cosa significa aiuto allo sviluppo di questi paesi. Quando si parla di fame nel mondo si sottende la volontà di essere presenti attraverso proposte politiche concrete per aiutare lo sviluppo di questi paesi. Il paese mostra una progressiva perdita di senso dello Stato e a Pescara da domenica ci si interroga sul perché nel 51esimo corso di aggiornamento culturale indetto dall'Università Cattolica del Sacro Cuore. Tra gli interventi molto attesi c'era programmato per oggi quello di Leopoldo Elia, neopresidente della Corte di Cassazione, che per i suoi nuovi alti impegni ha dovuto rinunciare. Il tema della sua relazione doveva essere il rapporto società-stato, nuovi termini del problema e linee di evoluzione. Al suo posto su dinamica e funzioni dello Stato ha parlato Alberto Quadrio Curzio. Scarso senso dello Stato, quindi, denunciato anche dal rettore della Cattolica Lazzati. Tra le ragioni, lo storico dualismo Nord-Sud, il susseguirsi di modelli di Stato diversi e opposti, la cattiva gestione del pubblico e l'oscillazione delle forze politiche tra un miope pragmatismo e il rifiuto di fatto del progetto costituzionale. Domani e dopodomani si cercheranno di individuare le funzioni e gli obiettivi di uno Stato democratico e sociale, quale quello delineato dalla nostra Costituzione. Una sfida raccolta dai cattolici disponibili ad affondare le mani nelle contraddizioni, senza illusione, ma anche conservando il coraggio di un'attiva speranza. Il Consiglio dei Ministri francese ha approvato il progetto di nazionalizzazione di 5 gruppi industriali, 36 banche francesi e 2 società finanziarie. Il costo delle nazionalizzazioni si aggirerebbe sui 40-50 miliardi di franchi, pari a circa 1.000 miliardi di lire italiane. Potrebbe essere Gilles Martinet,
parlamentare europeo e direttore della rivista ideologica del Partito Socialista Francese, il nuovo ambasciatore di Francia a Roma. Lo si è appreso da voci che circolano alla comunità europea. Secondo incidente in Turchia durante le manovre d'autunno della NATO, dopo quello di ieri, in cui sono morti 35 militari, oggi un altro aereo dell'aviazione turca, un Phantom, si è schiantato al suolo nella zona di Tekirdağ. I due membri dell'equipaggio sono morti. Dopo un'interruzione di 15 mesi, sono riprese al Cairo le trattative fra israeliani, egiziani e americani sul problema palestinese e sull'autonomia della Cisgiordania e di Gaza. In coincidenza con la ripresa dei negoziati, il governo israeliano ha annunciato un piano per sostituire nei territori arabi occupati il regime militare con un governo civile. Cerimonie civili e religiose hanno celebrato oggi in Arabia Saudita la festa nazionale che segna anche il 49° anniversario di ascesa al potere della dinastia regnante. Le celebrazioni sono state intese quest'anno come un mezzo per mettere in risalto gli sviluppi politici, civili e tecnici che il paese ha raggiunto negli ultimi anni. Queste immagini di repertorio, che si riferiscono al terzo vertice islamico che si è tenuto nello scorso febbraio in Arabia Saudita, sono tra le più significative per documentare il crescente prestigio politico accreditato al governo di Riyadh. Si riunirono a Taif in quella occasione i capi di Stato di tutti i paesi islamici in rappresentanza di 600 milioni di musulmani. Dal punto di vista occidentale, da anni, è molto apprezzata l'opera mediatrice che i sauditi hanno condotto in seno alla politica dell'OPEC, così come di recente sono state accolte con particolare interesse le proposte di composizione globale del conflitto arabo-israeliano che contengono un implicito riconoscimento dello Stato di Israele. I recenti impegni assunti da Reagan per la vendita all'Arabia Saudita di sofisticati aerei radar, nonostante l'opposizione israeliana e la resistenza del Parlamento americano, costituiscono frutti di queste aperture politiche. Allo stesso tempo, le celebrazioni di oggi sottolineano i notevoli progressi realizzati in Arabia Saudita, con l'impiego degli enormi capitali in petrodollari. La produzione di petrolio saudita rappresenta oggi il 18% dell'intera produzione nel mondo occidentale. Una delle opere più importanti in corso di realizzazione è l'aeroporto di Jeddah. È il più grande del mondo, costruito in considerazione dell'enorme traffico dei pellegrini musulmani diretti alla Mecca che arrivano a Jeddah. Il lavoro e la tecnologia italiana hanno contribuito largamente a questa realizzazione. Così come notevolmente contribuiscono allo sviluppo della ricerca scientifica, i centri universitari sauditi sono 8, appoggiati da una dozzina di college e scuole superiori di perfezionamento. In queste università i giovani sauditi si preparano a trasformare il loro paese in uno stato tecnologicamente avanzato e autosufficiente. A Milano, giornata di studio sul traffico e l'energia organizzata dall'Automobile Club. La tavola rotonda sarà coordinata dall'ex ministro dell'Industria Romano Prodi. A Venezia si apre la Biennale Musica 81, dedicata alla produzione contemporanea. Alle sale Apollinee, incontro con Massimo Cacciari, Massimo Mila, Luigi Nono. Al Palasport, l'orchestra La Fenice esegue musiche di Luigi Nono. A Fiuggi Terme si apre la prima conferenza nazionale sulla danza. Si tratta del primo incontro ufficiale a carattere nazionale di tutti gli operatori del settore. Intervengono tra gli altri Aurel Milos e Carla Fracci. A Ferrara, sesta edizione della rassegna cinematografica Il Cinema e la Città, organizzata dalla regione Emilia-Romagna. Vengono presentati 39 films, mostre, edizioni librarie e fotografiche. A Pietrasanta di Pisa, convegno nazionale sullo storicismo di Luigi Russo.